Bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. Una delle vittime dell'attentato del TIR a Berlino è l'abruzzese Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni, di Sulmona. Lavorava in Germania ed era andata ai mercatini per acquistare i doni da portare fra 2 giorni in Italia. Il servizio. Una famiglia colpita al cuore dal terrorismo, una vita spezzata a soli 31 anni, la tristezza, l'orrore e lo sconforto, frutto dell'ennesimo attentato che da anni violenta l'umanità. Quest'ultimo infrange anche i sogni di una giovane abruzzese, Fabrizia Di Lorenzo, 31 anni, di Sulmona. Il suo sogno, quello dell'integrazione, finisce a Berlino, dove da 3 anni viveva e lavorava. Fabrizia, da martedì mattina è ufficialmente data per dispersa, da quando non si è presentata al lavoro, da quando è stato ritrovato il suo cellulare tra le bancarelle dei mercatini di Natale, dove il TIR, lunedì sera, ha lasciato dolore e morte. È una città che si sta raccogliendo intorno al dolore di una famiglia di Sulmona per le sorti di Fabrizia, una ragazza trentenne che è fuori città per motivi di lavoro e che è stata coinvolta suo malgrado in una vicenda terribile. E noi stiamo qui, preghiamo e aspettiamo notizie positive. Io ho avuto modo di sentire sia la zia che la signora Giovanna, quello che noi possiamo fare nei limiti delle nostre disponibilità, loro sanno che stiamo qua, insomma tutta la comunità è a disposizione per quelle che sono le nostre possibilità. Lei conosceva Fabrizia? Non di persona. I genitori? Conosceva, sì, i genitori, la mamma, il padre. Insomma, siccome sono amici di mia moglie, quindi a lei personalmente non la conoscevo. Questa brutta notizia da dove l'è arrivata? Direttamente dai vicini? Sì, dai vicini, anche a Sulmona, insomma, non si parla d'altro. Quindi da là abbiamo saputo di questa triste notizia, insomma. Che possa succedere una cosa del genere così grave, poi a una persona così, poteva succedere ovunque, a chiunque, poi a una persona così vicina del posto. Purtroppo può succedere a chiunque, può succedere a chiunque. Quello che dispiace è che una ragazza con quella cultura sia dovuta partire, andare in Germania e lasciare la vita al suo in Germania, insomma, è una cosa che ti rattrista. Avremmo preferito, insomma, che dopo tutti quegli studi, lo sforzo dei genitori sicuramente per farla studiare, se poteva rimanere qua, ma si sa che il caso non ci possiamo fare niente. E quindi tutte le condoglianze alla famiglia e niente, il coraggio, ci vuole coraggio e soprattutto non avere paura. Tutta la frazione qui è colpita Sì, da ma questo. Lei ha potuto parlare con i. li conoscono tutti quanti. Diciamo che sono, tra virgolette, un intruso perché vengo da fuori, quindi vengo dal Pescarese, ma chissà qua la vista cresce, insomma. Importante attività di controllo dei carabinieri del NAS di Pescara nel comparto ittico che hanno condotto al sequestro di 3 tonnellate di prodotto conservato in pessime condizioni igienico-sanitarie. Andrea Costantini. Oltre 3 tonnellate di prodotti ittici conservati in pessime condizioni igienico-sanitarie sono state sequestrate dai carabinieri del NAS di Pescara nell'ambito di una vasta serie di controlli predisposti in questa filiera nei giorni che precedono il Natale e che hanno portato a elevare violazioni per 10.000 euro, mentre il valore della merce vincolata ammonta a circa 25.000 euro. In provincia di Chieti, gli agenti del nucleo antisofisticazione, coadiuvati dal personale della ASL, hanno sequestrato 750 kg di mitili che avevano data di confezione successiva a quella reale e il legale rappresentante dello stabilimento è stato denunciato per tentata frode presso la Procura della Repubblica di Chieti. Nel Pescarese è stata sospesa l'attività di un laboratorio abusivo per la preparazione di prodotti gastronomici a base ittica. Per 400 kg di prodotti ittici è stato imposto il divieto di commercializzazione poiché non sono state riscontrate informazioni sufficienti a ricostruirne la tracciabilità. Per il proprietario elevate sanzioni amministrative per la violazione del cosiddetto pacchetto igiene. Nel teramano gli uomini del NAS
scorsa hanno trovato anomalie in uno stabilimento per la lavorazione di prodotti ittici, in particolare nella trasformazione del pesce povero destinato ad essere consumato crudo, riscontrando al riguardo procedure di lavorazione non in linea con i dettami della normativa europea e nazionale. Oltre 18 quintali di pesce sono stati vincolati sanitariamente e messi a disposizione dell'autorità competente che dovrà esprimersi sulla destinazione. Altre 2 tonnellate avviate invece alla distruzione, poiché prive di informazioni relative alla rintracciabilità. E nei primi giorni di marzo la diga foranea di Pescara sarà tagliata. Il cronoprogramma dei lavori è stato silato questa mattina in una riunione nel Palazzo della Regione a Pescara voluta dal Presidente della Giunta Luciano D'Alfonso. Entro gennaio prenderanno il via i lavori per la realizzazione della barriera soffolta nell'area del porto di Pescara, mentre ai primi di marzo si procederà al taglio di 70 metri della diga foranea. Il cronoprogramma degli interventi è stato stabilito questa mattina a Pescara nel corso di una riunione convocata dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, a cui hanno partecipato il Comandante della Capitaneria di Porto Enrico Moretti e i rappresentanti del Provveditorato alle Opere Marine, del Comune di Pescara, dell'ARTA e dell'ARAP. Nei prossimi giorni ci sarà l'adeguamento alle prescrizioni del via del progetto esecutivo della barriera soffolta. In seguito la conferenza dei servizi autorizzerà l'immersione del materiale e la movimentazione sommersa dei fondali interessati dalla barriera e in ultima istanza la ditta che si è aggiudicata l'appalto potrà avviare immediatamente i lavori in quanto non sono necessari ulteriori passaggi tecnici e burocratici. Per la diga foranea invece bisognerà attendere 45 giorni per il deposito del progetto esecutivo redatto dalla stessa ditta che si è aggiudicata la gara per i lavori. Anche questo progetto dovrà recepire le prescrizioni del comitato via. Subito dopo l'elaborato sarà approvato e il cantiere potrà aprire. Nel frattempo la regione attraverso l'ARAP ha avviato la procedimentalizzazione delle ulteriori opere già previste nel porto di Pescara e calate nel nuovo piano regolatore portuale recentemente approvato, tra cui il prolungamento della banchina sud, interventi per i quali nel masterplan sono stati destinati investimenti per 15 milioni di euro. E pochi minuti fa la stazione ornitologica abruzzese Onlus ha inviato un esposto di 9 pagine con allegati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e al Ministero delle Infrastrutture affinché siano annullati i 2 appalti per la barriera soffolta, appunto il taglio della diga foranea, aggiudicati da quasi un anno dal Provveditorato alle Opere Pubbliche in assenza delle procedure ambientali conclusesi solo ieri con numerose prescrizioni. L'esposto è stato inviato anche ai responsabili per l'anticorruzione del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Abruzzo e per conoscenza alle procure di Pescara, L'Aquila e Roma. Numerose le questioni evidenziate nell'esposto, in primo luogo la clamorosa inversione procedimentale con le gare aggiudicate 11 mesi prima della conclusione delle procedure di valutazione ambientale. All'Aquila la funzione pubblica CGIL e l'RSU hanno proclamato lo stato di agitazione del personale dell'ufficio speciale per la ricostruzione. Giorgio Alessandri. Come preannunciato nei giorni scorsi, la FPCGL e la RSU hanno formalmente comunicato ai soggetti interessati l'avvio dello stato di agitazione del personale dell'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila. L'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, insieme all'ufficio speciale per la ricostruzione del cratere, sono stati istituiti con la legge 134 del 2012 per coordinare i processi ricostruttivi dopo il sisma del 2009. La legge ha dotato l'ufficio di 50 unità di personale, di cui 25 unità assunte a tempo determinato dal Comune dell'Aquila e 25 assunte a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Considerato l'enorme carico di lavoro, tale dotazione organica è stata incrementata col tempo da personale tecnico altamente specializzato in materia di ricostruzione. Attualmente dunque l'ufficio speciale dispone di ulteriori 17 unità di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza il 31 dicembre prossimo. Le recenti normative a seguito del sisma che ha colpito il centro Italia prevedono per il personale assegnato agli uffici speciali in via di costituzione alcuni istituti contrattuali, ovvero trattamenti economici, differenziati e non riconosciuti al personale degli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e per la ricostruzione del cratere. Tali condizioni, denunciano i sindacati, hanno generato una disparità di trattamento giuridico ed economico tra il personale addetto ai predetti uffici. Di disparità di trattamento dobbiamo parlare riferendoci al personale dell'USRA. Infatti le normative adottate impediscono al personale la possibilità di impegnarsi nella nuova ricostruzione.
una condizione oggi facilmente risolvibile grazie all'opportunità di attingere per le relative sostituzioni dalle graduatorie degli idonei del concorso RIPAM. E ancora, di disparità di trattamento si deve parlare tra i contratti a termine dell'USRC e quelli dell'USRA, i cui lavoratori vedranno scadere il contratto con 4 mesi di anticipo rispetto ai colleghi dell'ufficio speciale di Fossa. L'attuale stato di agitazione sindacale è dovuto, tra l'altro, anche alla possibilità che 10 unità di personale dell'USRA vengano destinate ai nuovi uffici speciali per il sisma del centro Italia, come richiesto dal commissario straordinario Vasco Errani. Richiesta respinta per la forte mobilitazione della classe politica aquilana, che ritiene tale forza lavoro indispensabile per la ricostruzione dell'Aquila. Eppure, aggiungono i sindacati, si corre il serio rischio di perdere 17 unità di personale Cococò a partire dal 1 gennaio 2017. Il Consiglio Comunale di Teramo boccia il progetto della funivia da 10 milioni di euro che avrebbe collegato il centro della città all'Università di Colleparco. Decisivi 14 voti della maggioranza di centrodestra, per l'opposizione è un errore politico gravissimo, ma anche una dichiarazione di guerra del Comune contro l'Ateneo. Tania Bonici Castelli. Teramo non avrà la funivia di collegamento tra il centro storico cittadino e l'Università di Colleparco. In Consiglio Comunale hanno vinto il no della maggioranza di centrodestra, ricompattatasi per l'occasione. Parliamo di un'occasione da 10 milioni di euro per un'infrastruttura prevista dal master plan regionale e che l'amministrazione Brucchi ha palesemente rifiutato. Il primo cittadino, per non smentire troppo se stesso, avendo inserito il progetto di una cabinovia proprio nel suo programma elettorale, ha dichiarato che l'intervento non è stato bocciato per sempre e che potrà essere rivalutato in un futuro. Ciò che importa è che i 10 milioni di euro ora restino comunque a Teramo per altre priorità. Su questo punto però il governatore D'Alfonso è stato chiaro: il denaro previsto per la funivia teramana è strettamente vincolato ad opere di trasporto. Ed ecco che l'occasione non sfugge al sindaco di Silvi, Francesco Comignani, che chiede quei fondi per il suo comune al fine di realizzare un collegamento tra il Lido e il Borgo Antico. Delusione e rammarico da parte del rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, che ha definito miope la decisione politica, decisione che fa fallire l'opportunità di rivitalizzare il centro della città collegandolo al campus universitario. Gli fa eco il gruppo consigliare del PD, che ritiene il voto della maggioranza un errore madornale, ma anche una dichiarazione di guerra all'Ateneo. La mancata funivia di Teramo avrebbe avuto il capolinea a Piazzale San Francesco, con 20 cabine che avrebbero consentito il trasporto di 1200 persone in 3 minuti e 53 secondi. Ed è stato presentato a Chieti il terzo corso di orientamento dal titolo Economia del mare e valore della portualità. Il settore della logistica in Abruzzo può essere uno sbocco lavorativo importante per le nuove generazioni. Il servizio. Fare dell'Abruzzo il centro nazionale della logistica è questo l'auspicio emerso dalla presentazione a Chieti del corso denominato Economia del mare e valore della portualità, importanza della logistica e della intermodalità. L'iniziativa formativa, strutturata in 12 incontri con esperti e testimonial di caratura nazionale, è organizzata dall'ente camerale chietino con l'ASPO, l'azienda speciale per i porti di Ortona e Vasto. Il polo inoltre è l'Istituto Tecnologico per i Trasporti e la Logistica, con la collaborazione del comune di Ortona. Il coordinamento è affidato all'ingegnere Antonio Nervegna. Le finalità del corso sono quelle di orientare i giovani verso un filone che noi riteniamo sia promettente, che è quello della logistica. Noi riteniamo che l'Abruzzo abbia una collocazione molto importante nello sviluppo dei traffici, in particolare est-ovest e ovest-est, e che il porto di Ortona in particolare possa svolgere un ruolo determinante. Proprio per questo bisogna attrezzare le infrastrutture, ma bisogna preparare le persone, e le persone, una parte, diciamo, del materiale umano è qui. Giunto alla terza edizione, il corso è gratuito per i partecipanti, si rivolge a giovani dai 16 ai 35 anni, ma è aperto anche a professionisti e imprese che intendono acquisire nuove conoscenze sull'economia dei trasporti marittimi, della logistica portuale e della intermodalità. Il segretario dell'ente camerale, direttore ASPO Paolo Sabella, ha spiegato le finalità agli studenti delle ultime classi dell'Istituto Tecnologico per i Trasporti e la Logistica di Ortona. Questo corso è di altissima qualità, basta vedere i relatori che siamo riusciti ad avere qua in questo corso, quindi
Il fatto di avere questi ragazzi anche oggi in platea, noi abbiamo come compito anche quello di far incontrare la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro, perché molte volte quando voi uscite da scuola non siete pronti ad affrontare subito immediatamente il mondo del lavoro e non siete anche in linea con le esigenze delle imprese, in questo caso del mondo della portualità. Quindi noi cerchiamo di essere un po' dei facilitatori dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Auguro un buon lavoro e passo la parola alla dottoressa Sabelli. E nei giorni scorsi il neocomandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, il colonnello Marco Riscaldati, ha visitato alcuni comuni dell'entroterra della provincia. Lo abbiamo ascoltato a Penne, tra le altre cose si è parlato di alcune delle criticità della zona, fra cui il proliferare dei rifiuti. Vestina News. Il nuovo colonnello provinciale in vista qui a Penne, le prime impressioni quali sono? Questa visita che ho voluto fare qui al comune di Penne, al sindaco, rientra in quel concetto che io spesso ribadisco, cioè stare al fianco dei sindaci, e quindi essendo qua venuto anche a visitare il locale comando di compagnia, mi sembrava doveroso anche incontrare nel municipio, in municipio, il sindaco. L'area Vestina sta vivendo dei momenti non troppo belli, specialmente su quanto riguarda i furti. Che cosa si può fare di più? Ma si può fare, intanto diciamo anche che questo tipo di realtà, ahimè, non è una realtà tipicamente attribuibile alla sola area Vestina, è un fenomeno che riguarda gran parte del territorio nazionale, quindi non è che l'area Vestina ha in questo momento vive una situazione di eccezionalità rispetto al resto del territorio nazionale. Quello che si può fare è innanzitutto attuare anche dei minimi accorgimenti di attenzione, cercare di essere il meno possibile esposti a questo tipo di reato, che è odioso, ce ne rendiamo conto, e per quanto ci riguarda io ho come mia intenzione quella di cercare di intensificare ancor più il dispositivo sul territorio rispetto a quello che è attualmente. Ho notato subito un'estrema disponibilità da parte del signor colonnello, così anche a dedicarci un attimo di tempo oggi, anche se magari, ecco, la visita del signor colonnello era in programma soltanto nella locale compagnia dei Carabinieri. La presenza oggi a Penne già dimostra una particolare attenzione a questo territorio. Il Club Alpino Italiano e il BIM di Teramo hanno realizzato il calendario 2017 con immagini inedite della montagna teramana, un'occasione per rilanciare e far scoprire gli angoli emozionanti e meno conosciuti del Gran Sasso d'Italia. Vediamo. Il Club Alpino Italiano e il BIM di Teramo si stringono insieme per il rilancio della montagna teramana e realizzano un calendario con immagini inedite. Le fotografie che si possono ammirare nei 12 mesi dell'anno esplorano gli angoli più reconditi e quelli più noti del Gran Sasso d'Italia con l'intento di suscitare emozioni nuove. Cosa avete esplorato della montagna questa volta? Ogni volta, diciamo, cerchiamo di esplorare quello che è la relazione tra l'intimo di chi va in montagna e l'ambiente esterno, quindi sono immagini che cercano di trasmettere anche le sensazioni, le emozioni che prova chi va in montagna, magari frequentando luoghi ben conosciuti, ma nei quali ogni volta è possibile scoprire nuovi aspetti, nuove emozioni, nuove sensazioni. Quindi sono immagini che cercano di allontanarsi dalle inquadrature scontate ed entrare più nel particolare del contesto ambientale. Presidente, ma solo attraverso le immagini si porta gente in montagna? Il CAI cosa fa per attirare più turismo? Noi abbiamo un'attività sezionale molto intensa, abbiamo una serie di escursioni, un programma di escursioni guidate dai nostri accompagnatori che è piuttosto denso. Tramandare immagini della montagna teramana rappresenta per il CAI una missione a favore delle prossime generazioni che dovranno impegnarsi per la tutela dell'ambiente montano in tutte le sue componenti, non ultima quella umana. Presidente, sono tantissimi gli sforzi per il rilancio della montagna, vero?
Sì, in questo momento siamo in difficoltà enorme, io cerco di collaborare con i miei sindaci, in particolar modo della montagna, e questo qui ne è la testimonianza. È un progetto oltre ventennale che collaboriamo con il CAI, devo fare i complimenti al CAI, anche al nuovo presidente per le ottime fotografie, sempre per la promozione del nostro territorio, ci serve e ne abbiamo bisogno. E nel comune di Chieti è attivo dal 2012 il regolamento che vieta l'uso di petardi e botti in città. Su questa scia si è mosso il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Marco Di Paolo, che ha ideato una campagna di sensibilizzazione, un concorso fotografico dal titolo Zero botti più biscotti. Vediamo di cosa si tratta. Concorso fotografico su Facebook con un premio alla foto con più like al vincitore e un buon acquisto di articoli per animali. È già iniziata e proseguirà fino al 15 gennaio prossimo a Chieti la campagna di sensibilizzazione e il concorso fotografico a premi Zero botti più biscotti contro l'uso di botti e petardi durante le festività natalizie, pericolosi sia per l'uomo sia per gli animali. Ne è promotore il consigliere comunale Marco Di Paolo del gruppo Fratelli d'Italia. L'iniziativa segue l'approvazione del regolamento per il divieto di uso di petardi e botti che il comune di Chieti ha adottato già dal dicembre 2012, fra i primi comuni in Italia. Semplicissime le modalità di partecipazione, tutti possono diventare testimonial della campagna aderendo al concorso fotografico legato alla pagina social Zero botti più biscotti. Al vincitore, che sarà decretato in base alla foto con maggior numero di like, verrà assegnato un buon acquisto di articoli per animali del valore di 50 euro. Il consigliere Marco Di Paolo. È un'iniziativa fatta soprattutto per sensibilizzare il nostro regolamento contro i botti e petardi, ma io vorrei portare anche qualche dato. Dal 2012, quando è stato attuato questo regolamento, sia nel 2012, 2013, 2014 e 2015, nei pronto soccorsi che vedete nel nostro ospedale civile non è arrivato nessun ferito, nemmeno lieve. E questo è poi anche l'effetto che avete di questo regolamento. Non solo, ma è stato anche riconosciuto come un regolamento buono anche dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia e dall'Associazione Cinofili d'Italia, con sede a Milano, che ci hanno messo nella città virtuosa a difesa degli animali. Passiamo ora alla pagina sportiva, ultima giornata nel mini ritiro romano per il Pescara. Stamani i biancazzurri hanno svolto una seduta mattutina subito dopo il pranzo ed ora la squadra si sta imbarcando a Fiumicino, dove alle 15 decollerà il volo charter che porterà la squadra a Palermo. Domani sera lo scontro diretto contro la compagine rosanera. Delfino alla disperata ricerca della prima vittoria sul campo in campionato dopo essere scivolato in ultima posizione. Sarà l'ultima gara dell'anno per il Pescara. Mancheranno Bahebec, Mitrita e Pepe. Clamorosa esclusione per Aquilani, che non sarà a Palermo. Il giocatore si appresta a essere ceduto. Direzione di gara affidata a Massa di Imperia. E in casa a Palermo, morale a 1000 dopo l'incredibile vittoria in rimonta sul Genoa, prezzi popolari per riempire il Barbera, recupera il difensore Gonzales che dovrebbe partire dalla panchina, il tecnico Corini che dovrebbe confermare a grandi linee l'11 di Marassi, presenta così la partita, ascoltiamolo. Come ho detto anche nella conferenza che precedeva Genova, dobbiamo pensare a noi, dunque fare punti noi. È stato importante farli a Genova, sono arrivate attraverso una prestazione dove la squadra ha dimostrato coraggio e voglia di crederci. Abbiamo tanti aspetti su cui dobbiamo lavorare e migliorare, però questa è la base secondo me per credere nel nostro obiettivo, che sappiamo quanto sarà difficile da perseguire, però se avremo questo tipo di atteggiamento, questo tipo di voglia, questa voglia di andare oltre a tutte le difficoltà, sicuramente potremo fare molto bene. E adesso affrontiamo appunto uno scontro diretto che, come abbiamo sempre detto, saranno determinanti per decidere il nostro futuro. Io penso che il nostro futuro si determina lavorando bene ogni giorno qui e preparando la partita che dobbiamo andare ad affrontare. Sicuramente affrontiamo una squadra che lotterà con noi fino alla fine per raggiungere l'obiettivo della salvezza, una squadra sicuramente arrabbiata, visto anche l'ultima sconfitta casalinga con il Bologna. E di conseguenza viene un Pescara che viene a Palermo come noi siamo andati un po' a Genova, e dunque questo deve alzare il nostro livello di attenzione, che deve essere massima,
abbiamo dei difetti e delle cose che solo attraverso una grande applicazione, una grande concentrazione, una voglia veramente di andare a sviluppare al massimo delle nostre possibilità ci potrà consentire di fare una grande prestazione e di conseguenza creare le premesse per vincere la gara. Senza questo sarà molto difficile e non possiamo permettercelo e farò di tutto che questo non accada perché è una partita troppo importante per noi. La cosa importante è che abbiamo recuperato Pippo, che è tornato a disposizione. Da quando siamo tornati lunedì ha cominciato a allenarsi con la squadra. Certo, non sono tantissimi, allenamenti ne ha fatti due, ne fa un terzo oggi e lavorerà domani mattina. Però visto la situazione globale, voglio valutare fino alla fine su chi fare affidamento in funzione di acciacchi vari, condizione atletica e cercando anche da questo punto di vista di valutare su chi posso fare un rischio e posso correre su un giocatore, non posso permettermene di più. In Lega Pro il Teramo continua la preparazione per la partita della prima giornata di ritorno di venerdì al Bonolis con Lumezzane, recuperati Petrella e Fratangelo. Da verificare le condizioni di Speranza, le prese con uno stato febbrile e di Dorazio, botta all'anca. Il centrocampista Carlo Ilari analizza così le condizioni attuali dei biancorossi. Ascoltiamolo. Se abbiamo 18 punti vuol dire che sono giusti, io non credo al meritavamo di più, meritavamo di meno, insomma abbiamo incontrato tante difficoltà e si stanno palesando appunto, dobbiamo cercare di fare di più e di portare più punti a casa perché è chiaro che anche noi ci aspettiamo di più da noi ed è giusto che lo faccia anche il pubblico e tutti quanti. Dobbiamo assolutamente dare una sterzata a questo campionato e cercare di cambiarlo in modo positivo. Io dico che bisogna ragionare gara per gara perché abbiamo visto bene che ci sono momenti positivi e momenti negativi e da un momento all'altro può cambiare tutto, siamo tutte lì. E anche la stessa Feral Pisalò che adesso ha pareggiato con noi, se avesse perso si sarebbe, non dico ritrovata ancora nella zona calda, però sarebbe stata lì insomma, con un paio di vittorie, un paio di sconfitte, tutto può cambiare. Io penso che battere il Lumezzane significherebbe riniziare un girone di ritorno dando una sterzata nuova e un cambiamento che ci deve essere, a prescindere dalla gara con il Lumezzane. Dobbiamo assolutamente fare di più e migliorare sia le prestazioni che i risultati. E lavoriamo tutti i giorni per farlo. Ma sicuramente dopo un girone, avendo visto tutte le squadre, posso dire che sì, quella è stata una brutta partita, però è stata una partita in cui abbiamo sofferto molto le loro ripartenze, insomma, e da questo dobbiamo appunto aver imparato qualcosa e aver capito che tipo di squadra andremo ad affrontare. Una squadra che si chiude e che nelle ripartenze cerca di farti male. Hanno una grande difesa e dobbiamo appunto essere attenti nel non sbilanciarci troppo e comunque non subire tante ripartenze perché è la loro forza. E lasciamo il calcio, il titolo italiano e il secondo posto al campionato mondiale sono due dei momenti salienti del 2016 della campionessa di pattinaggio artistico, la giuliese Deborah Sbei, che traccia un resoconto di questo anno ai microfoni di Paolo Sinibaldi. Deborah Sbei, che 2016 è stato per te? Diciamo che si è concluso da poco con il mondiale in Italia e al quale comunque ci tenevo molto a partecipare. Sono riuscita a conquistare la medaglia d'argento, purtroppo ho commesso un lieve errore che mi è costato caro e mi ha forse impedito di raggiungere quella d'oro. E poi ho conquistato la medaglia d'oro al campionato italiano. È stato sicuramente uno degli anni più difficili, soprattutto inizio stagione ero
titubante se fossi riuscita ad arrivare alla fine o meno. Alla fine ce l'ho fatta. Ovviamente raggiungere la vetta del podio è sempre difficile, ma mantenerla per tanti anni lo è ancora di più. E quello che ho disputato quest'anno era il mio 10° campionato mondiale, quindi sicuramente posso ritenermi comunque soddisfatta della mia carriera. Sicuramente 15 ori mondiali comunque gratificano molto un atleta. Sicuramente ci sarà il rammarico di non aver conquistato l'oro proprio in casa, però come ripeto sono molto soddisfatta di essere riuscita ad arrivare alla fine dell'anno e di aver disputato appunto il campionato mondiale in Italia, che comunque era differente dagli altri anche per il calore del pubblico. E comunque ho commesso solo un lieve errore, non è che ho fatto un disastro. E ho rappresentato un personaggio anche molto forte che in un certo senso mi somiglia, quindi sono davvero contenta. Ed è tutto per questa prima edizione della TG6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.